Immergimi nel fiume del tuo amore, immergi nella tua gioia il mio spirito, inonda il deserto del mio cuore con la pioggia del cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo insieme il brano del Getsemani dal Vangelo di Matteo. Allora Gesù andò in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo. Cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse a loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. E avanzandosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile passa da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E di nuovo allontanandosi pregava dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti, e lasciateli si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: dormite ormai e riposate. Ecco, è giunta l'ora nella quale il Figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce si avvicina. Leggendo questo passo del Vangelo di Matteo, lo Spirito Santo mi ha ispirato una mia prima riflessione sull'angoscia e la tristezza di Gesù. Lui, dopo aver cenato per l'ultima volta con i discepoli, si reca in un luogo appartato, il Getsemani, e porta con sé Pietro e i due figli di Zebedeo. E questa sua decisione mi fa capire quanto sia autentica la sua umanità, perché aveva realmente bisogno di qualcuno con sé in quel momento di angoscia in cui sentiva l'incombere della morte su di sé e su tutta l'umanità. Ma Gesù reprime quella paura accogliendo la volontà del Padre. Molte volte anche nella nostra vita affrontiamo momenti di prova e di sconforto che turbano il nostro spirito, così ci affidiamo alla preghiera e al conforto dei fratelli. E Gesù chiede veramente poco ai discepoli, solo un'ora di veglia e di preghiera, ma nonostante ciò i discepoli dormono. E questa richiesta di Gesù esorta anche nella nostra quotidianità a rimanere vigili e sempre rivolti a Gesù, curando la nostra relazione con Dio e con chi incontriamo sul nostro cammino di vita. Bisogna essere sempre in comunicazione con Dio per non cadere in tentazione, come viene citato in questo brano. Abbiamo bisogno di stare con Lui tutto il giorno, dal risveglio fino al momento in cui andiamo a letto. Ovviamente non possiamo stare in ginocchio tutto il giorno, ma necessitiamo di un rapporto intimo con Lui, in modo che possiamo sempre rivolgerci a Lui e ricevere l'aiuto di cui abbiamo bisogno.
La nostra mancanza di veglia ci può condurre lontani da Dio e renderci pigri, assopite e ripiegati su noi stessi e non pronti ad andare verso l'altro. Un altro punto in cui mi soffermo riguarda all'arrendersi di Gesù nei confronti dei discepoli che dopo aver ricevuto l'invito più volte ad essere svegli, nuovamente dormono. Anche con noi Gesù fa lo stesso, si rende visibile, ci dona la sua grazia, ma si ferma davanti alla nostra libertà. Anzi, si adatta e si abbassa verso di noi solo per amore. E ripercorrere l'agonia di Gesù mi ha un po' spaventata, ma il suo coraggio e il suo abbandono al Padre mi danno la forza e mi fanno capire che l'unico modo per vincere l'angoscia e la paura è abbandonarsi al Padre e fidarsi del suo amore. E a volte penso di non meritare così tanto amore, perché con la mia ragione non riesco a spiegarlo, e in quanto non è un amore umano, ma è un amore divino. Questo momento della passione di Gesù, mi insegna come comportarmi nelle prove della vita quotidiana, che a volte mi sembrano troppo difficili da affrontare e che spesso non capisco. Ma so che in quel momento lui soffrirà insieme a me ed io soffrirò insieme a lui. E ogni volta che mi sentirò schiacciata dalla mia croce, il mio sguardo sarà rivolto alla sua.